Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho uno sfondo diverso e sarà probabilmente quello che vedrete per molto e molto tempo. Il problema è che adesso è completamente bianco, quindi devo un attimo capire che cosa farci. Vorrei appendere forse un paio di quadri, qualcosa del genere. Se avete dei consigli da darmi, scrivetemelo in un commentino qui sotto. Spero che in questa stanza non si senta troppo l'eco, anche se secondo me un po' si sente, però ecco, devo un attimo sistemare il tutto, quindi abbiate pazienza per i prossimi video e cercherò di rendere il tutto un pochino meglio rispetto a come in questo momento. Oggi parliamo dei preferiti del mese di luglio, perché siamo già ad agosto e praticamente l'estate è a metà. Dove andate in vacanza, ragazzi? Ci siete già stati o state chiudendo le valigie? Tra poco partirete e farete la classica settimana di Ferragosto fuori. Io non lo so, agosto è il mese che preferisco rimanere a Roma perché, a parte che secondo me gli hotel costano tantissimo in quel periodo, mi rendo conto ovviamente che se le ferie si hanno solo in quel periodo non si può fare altrimenti. Se si può scegliere invece, secondo me agosto è il mese migliore per rimanere a Roma in questo caso, perché la città si svuota completamente e diventa una città fantastica. Si trova sempre parcheggio, non c'è mai traffico, insomma, il tutto è molto più bello del resto dell'anno. E poi magari si va in vacanza a settembre oppure a luglio, avete capito. Iniziamo subito con il primo prodotto preferito di questo mese. Questo è il nuovo Foreo Luna 3 e praticamente ha due parti, una quella fatta con i dentini, l'altra invece ha delle scanalature. Tramite la parte con i dentini potete pulire in profondità il viso, quindi accendete il dispositivo che grazie alle pulsazioni T-Sonic va a pulire in profondità il viso. Potete utilizzarlo la mattina quando vi svegliate, dopo un allenamento per rimuovere tutte le impurità sul viso o la sera dopo esservi tolti il make up. Lo girate dall'altra parte e potete effettuare un massaggio collegando il dispositivo all'applicazione del telefono. Ci sono quattro tipi di massaggi, tipo uno per il contorno occhi, uno per i contorni del viso, uno per il collo e uno per le labbra. A me piace tantissimo farlo la mattina prima di truccarmi. Mettete il siero sul viso, andate a collegare il dispositivo con l'applicazione e seguite passo passo quello che vi dice l'applicazione. È davvero semplicissimo. Anche nell'altro video mi avete chiesto: è necessario utilizzare un dispositivo per pulire in profondità la pelle? Fa davvero la differenza? Io vi rispondo di sì, ragazzi, perché lo sapete bene, con il trucco possiamo correggere e coprire le imperfezioni, però quello che conta davvero è com'è la nostra pelle al di sotto. Migliore è la pelle, meno fatica faremo poi con il make-up. Quindi secondo me conviene investire un pochino di più di tempo e anche di soldi, se vogliamo, per curare la pelle, piuttosto che andare a mettere un chilo di fondotinta per coprire ciò che non curiamo nel nostro processo di skincare. Quindi la risposta è assolutamente sì. Secondo prodotto di cui voglio parlarvi è un fondotinta che in realtà utilizzavo già tantissimo tempo fa, non so per quale motivo ho smesso di utilizzarlo. Sapete, provando tante cose, ogni tanto me ne dimentico qualcuna, poi ci ritorno, poi me la ridimentico, poi ci ritorno nuovamente. Sto parlando del fondotinta di Milani Conceal and Perfect 2 in 1 Foundation più concealer. È il fondotinta che indosso anche oggi e è tipo strepitoso, cioè veramente fantastico, mi piace tantissimo questo fondotinta. Ha una coprenza medio-alta stratificabile che diventa alta. Io ne ho messo giusto un filo e dà un effetto leggerissimo, tipo effetto seconda pelle, effetto viso photoshoppato ma naturale allo stesso tempo, che è il tipo di effetto che io ricerco per il mio make-up. Poi ognuno realizza la base in modo diverso. Quello che cerco io è un fondotinta sottilissimo, quasi impercettibile, che però va a levigare il viso, a uniformare il colorito, ma appunto non vado a appesantire la mia pelle. Mi sono dovuta alzare un attimo, non mi ricordo dove ho lasciato il discorso, perché c'è il climatizzatore che fa tipo un suono strano, fa tatatatatatata, come se un gancetto non fosse messo bene, quindi ogni tanto devo andare e dargli una botta per farlo smettere di fare quel rumore. Quindi se sentite tatatatata è il climatizzatore. Stavo dicendo che è un fondotinta fantastico, se volete provarlo io vi straconsiglio di farlo perché mi piace davvero tantissimo. È uno di quei prodotti che mi piace da un sacco di tempo e non ha smesso di farlo, continua comunque a stupirmi. Lo consiglio per un tipo di pelle da normale a mista, né troppo secca né troppo grassa. È un fondotinta dal finish satinato, quindi se avete la pelle tanto secca e tanto disidratata,
può mettere in evidenza le pellicine e la secchezza, potreste anche provarlo, però secondo me se è tanto tanto secca non è proprio il massimo, e allo stesso modo, anzi al contrario, se avete una pelle tanto grassa comunque tenderà a lucidarsi, quindi se siete nel mezzo questo fondotinta vi straconsiglio di provarlo. Passiamo ad un rossetto, un bel mix di prodotti oggi da farvi vedere, ma come al solito ce ne ho tipo tre per le labbra. Mi piace tantissimo il colore di questo rossetto di Jouer, che è il lip cream nel colore Orchid. C'è da dire una cosa, mi piace tantissimo il colore ma non mi piace molto come si comporta questo rossetto. E vi starete chiedendo perché l'ha inserito nel video dei preferiti, perché è di un colore pazzesco, è veramente fantastico. Il problema è che si secca tantissimo, asciuga tanto le labbra e va a mettere in evidenza le pellicine, cioè crea davvero un effetto tanto tanto secco sulle labbra. Io lo utilizzo in combinazione ad un gloss, in particolare ve ne farò vedere uno fantastico tra poco, quindi per me, se cercate un rossetto liquido da utilizzare matte, vi sconsiglio questi di Jouer, almeno questo colore, gli altri non so come si comportano. Se vi piace questo colore e vi piace avere le labbra glossate o volete mettere comunque un po' di burro cacao sopra questo rossetto, il colore è davvero fantastico, mi piace tantissimo. Mi dispiace che si asciughino così tanto, perché a parte che portarlo matte sarebbe stato la fine del mondo, mi piace tantissimo anche l'applicatore, mi piace tutto di questo rossetto tranne il fatto che si asciuga così tanto. Prossimo prodotto, vi faccio vedere un guantino dell'autoabbronzante che ho lavato, ma questo dopo un po' che lo utilizzate si macchia e quindi c'è questo schifo qui, ma vi posso assicurare che è pulito appena uscito dalla lavatrice. Questo guantino l'ho preso su Look Fantastic perché avevo preso un autoabbronzante che tra l'altro volevo farvi vedere ma ho dimenticato, quindi ve lo menziono e magari ve lo faccio comparire qui da qualche parte. Vi racconto la storia: ho visto in un video di una ragazza che si chiama Danielle Manzutti, se non sbaglio, qualcosa del genere, un sacco di tempo fa, questo autoabbronzante spray per il viso che lei utilizzava la sera a mo' di ritocco, perché sapete, comunque utilizzando l'esfoliante sul viso di più che sul corpo, passando lo struccante, i dischetti con l'acqua micellare, il viso si scolorisce prima del corpo se utilizzate l'autoabbronzante. Quindi lei utilizzava questo autoabbronzante dopo la crema, così la sera, spruzzato sul viso, lo sfumava con il pennello e era un ritocco veloce e fantastico. Quindi io che cosa ho fatto? Sono andata a cercare la marca dell'autoabbronzante su Look Fantastic. Il problema è che l'ho acquistato e per raggiungere le spedizioni gratuite mi mancavano pochissimi euro, quindi ho preso questo guantino e quando mi è arrivato a casa in realtà era un autoabbronzante in mousse come tanti altri autoabbronzanti, non era quello lì che ho scoperto non fanno più, quindi mi sono ritrovata con questo autoabbronzante della marca UTAN, mi sembra si chiami qualcosa del genere, che in realtà non colora come tutti gli autoabbronzanti, ma quando lo mettete è praticamente bianco, è una sorta di stimolatore dell'abbronzatura, dà un effetto naturalissimo, non come quello che porto io oggi, che invece è l'altro autoabbronzante, che vi lascio magari sempre qui sotto in descrizione, sotto al link del guantino se siete curiosi, che è quello di Sam Moritz, che utilizzo da ormai un paio di anni. E quello lì dà un effetto super naturale, se avete paura di macchiarvi prendete quello lì perché lo mettete e vedete piano piano che nel giro delle ore il corpo tende a scurirsi, non macchia i vestiti, si asciuga prestissimo. Se volete un effetto naturale, secondo me è un autoabbronzante perfetto. Se avete paura di comprare un autoabbronzante e non sapere come utilizzarlo, quello potrebbe essere una buonissima alternativa per iniziare. E appunto ho acquistato questo guantino e mi piace molto perché assorbe pochissimo prodotto. Ho riusato quello che avevo, mi sembra sempre di Sam Moritz o uno un altro che avevo di Vita Liberata, non mi ricordo, e ho visto che in realtà con quello devo utilizzare tipo il triplo di prodotto che utilizzo con questo guantino. Quel guantino si mangia il 90% dell'autoabbronzante che andate a spalmare, questo qui invece ne mangia pochissimo e stende il prodotto davvero benissimo. Quando mi si rovinerà riacquisterò questo guantino qui. Prossimo prodotto è un pennello, che è questo qui del set di pennelli Rose Golden, Rose Gold, qualcosa del genere, di BH Cosmetics. Io ve lo sto dicendo da un sacco di tempo che questo set è tipo fantastico, e appunto c'era questo pennello qui che all'inizio
non mi era piaciuto per applicare il fondotinta, non so per quale motivo, forse perché prima utilizzavo più fondotinta. Comunque adesso utilizzo davvero pochissimo fondotinta, uno strato sottilissimo per andare ad uniformare il colore, e anche se si vede qualche brufoletto sotto non me ne frega niente, perché mi piace che la mia base sia più fresca e leggera. Trovo, non lo so, mi piace di più questo effetto. E questo pennello è perfetto, stende il prodotto benissimo, ne basta una goccia e riuscite praticamente a fare un terzo del vostro viso. Il set di pennelli di tutta parte è questo qui. Sono, non mi ricordo se 12, 14, non so neanche se li ho presi tutti, e è un set mirabolante. Mi chiedete spessissimo un set di pennelli economico ma allo stesso tempo valido. Ora, ci sono tantissime tipo imitazioni dei set di pennelli di Zoeva, tipo Jessup, c'è un'altra marca che vendono su Amazon che non mi ricordo. Non ho mai provato quei pennelli, quindi non so dirvi, però dalle foto non mi sembra siano proprio una qualità altissima di pennelli. Ho acquistato questo set qui, che è composto, non mi ricordo se da 12 o da 14 pennelli. L'ho pagato 30 euro, quindi non è un prezzo bassissimo, ma quello che vi dico, quello che vi ho sempre detto, secondo me è meglio magari aspettare e mettere da parte qualche soldino, comprare qualcosa che costa leggermente di più ma che ne vale la pena e che vi dura per tanto tempo. Io questo set l'ho testato benissimo, i manici sono incollati benissimo, le setole sono incollate benissimo, sono super morbide, si puliscono bene, lavorano bene, sfumano il prodotto una meraviglia, e ormai mi ritrovo ad utilizzare quasi esclusivamente questo set di pennelli. Utilizzo questo per il fondotinta, questo per la terra, questo per il blush, questo per il contouring, poi ce ne sono un paio da sfumatura, uno a penna e uno angolato, uno piatto per mettere il colore. Quelli che non utilizzo sono questo piatto e questo angolato, semplicemente perché non sono proprio, diciamo, di mio gradimento come forma di pennelli. Però ragazzi, quando cerco un pennello mi ritrovo sempre a prendere questo, quindi se cercate un buon set di pennelli ad un prezzo accessibile, sicuramente non è bassissimissimo tipo i pennelli di Essence, però alla fine è un prezzo accessibile, io vi straconsiglio di prendere questo set qui, perché è super completo e ne vale davvero la pena. Passiamo ad un altro prodotto labbra. Mi sono piaciuti tantissimo i nuovi gloss di Jeffree Star, questi sono i The Gloss. Io ce li ho nel colore Control Freak e Legends Holly. Questo è un rosatino, si vede anche così. Quest'altro è più una specie di beigeolino. Non è che si veda poi così tanto il colore quando li applicate. Mi piacciono un sacco questi gloss per due motivi principali. Uno, sono super specchiati, super luminosi, e due, non appiccicano. Non so come abbiano fatto, ma questi gloss non appiccicano per niente, non vi ritrovate con i fili. Ok ragazzi, ho tagliato qualche secondo di video, stavo tipo morendo, ho avuto un attacco di tosse, ancora non sono guarita al 100%. Ho tipo gli occhi che mi lacrimano, che mi stanno uscendo dalle orbite. Questi gloss, vi dicevo, sono fantastici, non appiccicano per niente. Cosa che mi piace, ma valutate voi se per voi è un pro o è un contro, non rilasciano tanto colore, cioè sono quasi completamente trasparenti con un tocco di colore come i gloss che eravamo abituati a vedere un sacco di tempo fa. Negli ultimi anni invece sono andati di moda i gloss, quelli con tanto pigmento all'interno, che però personalmente non è che mi piacessero così tanto, quindi sono contenta che siano usciti nuovamente dei gloss che siano dei veri e propri gloss. Se cercate un buon gloss che non appiccica, io vi straconsiglio questi di Jeffree Star. Altro prodotto per le labbra che mi è piaciuto tanto e che avete visto giusto un paio di video fa sono questi rossetti di L'Oreal, che sono i nuovi rossetti della linea Le Macaron, molto simili a quelli, come si chiamavano? Le Chocolat? Qualcosa del genere, quelli profumati al cioccolato. La scala colori mi piace tantissimo, sono super mega pigmentati, si applicano benissimo, l'applicatore è perfetto, almeno a me piace tantissimo. L'unico colore che non mi piace tanto è Mademoiselle, come si chiamava? Mademoiselle Mango. Trovo non sia tanto pigmentato quanto gli altri, dovete fare una passata in più per avere un colore super pieno, però in generale i colori sono davvero fantastici. Paragonati agli altri, quelli al cioccolato, trovo che durino un pochino di meno. Per me non è una pecca, perché
ormai si cercano questi rossetti che durano a qualsiasi intemperie, all'uragano, a una pizza, un hamburger, a qualsiasi cosa. Ragazzi, sono rossetti, anche se vanno un po' via al centro delle labbra, alla fine chi se ne frega, lo riapplichiamo e finisce lì. L'unica pecca di questi rossetti è che sono un po' appiccicosi, alcuni colori più di altri. Se vi interessa magari sapere in dettaglio che cosa ne penso di ogni singolo colore, andate a vedere il video dedicato che vi lascio qui. Ho risolto mettendo un po' di burro cacao proprio nella parte centrale delle labbra, dove sento che appiccica. In questo modo è vero sì che il rossetto in quella zona va via un pochino prima, cioè se mangio noto che dove ho messo il burro cacao il rossetto va via, dove non ce l'ho messo rimane, ma vi ripeto, chi se ne frega, ce lo rimetto sopra e finisce lì. Però ecco, ho risolto questo problema e siccome i colori sono davvero fantastici, per me va benissimo così. Altro prodotto che ho testato insieme a voi e che mi è piaciuto un sacco questo mese è il correttore di Too Faced Born This Way Concealer. Ha il pack gigante, cioè in realtà sembra un fondotinta ma è un correttore. Qui sopra c'è scritto che può essere utilizzato sia come correttore, sia per fare l'highlighting, sia per andare a scolpire il viso, sia come ritocchi, insomma potete utilizzarlo un po' per quello che vi pare. Io lo utilizzo semplicemente come correttore e anche qui ho diminuito tanto tanto le dosi rispetto a quello che utilizzavo prima. Adesso ne metto giusto qualche puntino perché sì, ok che ho solo 26 anni, ma noto la differenza da adesso a un po' di anni fa. Noto comunque che la mia pelle non è tesissima come era quando avevo 18 anni, quindi sto iniziando comunque piano piano a cambiare modo di truccarmi mano a mano che divento più grande, quindi ho notato che mettere meno fondotinta e meno correttore mi appesantisce di meno il viso e mi segna di meno. Tornando a questo correttore, mi piace tantissimo perché copre benissimo, è super idratante e dura davvero tantissime ore. Se avete un contorno occhi secco, questo correttore vi piacerà tantissimo. Se ce l'avete grasso o tanto segnato, non credo vada bene per voi. È un correttore comunque idratante e nutriente, un po' tende a spostarsi, quindi se avete il contorno occhi tanto segnato, io ve lo sconsiglio perché potrebbe andare tutto all'interno delle pieghette. Se invece avete un contorno occhi abbastanza disteso, non è che deve essere, cioè, tipo perfetto, soltanto i diciottenni possono utilizzarlo, no, non è così, però se avete un contorno occhi non particolarmente segnato e sul secco, secondo me potete provare questo correttore che a me è piaciuto davvero tantissimo. Ormai lo sto utilizzando non stop in alternanza con il correttore di Jeffree Star. Ultimo prodotto per questo mese, questo video credo stia diventando parecchio lungo. Comunque, l'ultimo prodotto preferito del mese di luluglio è questa palette di OPV Beauty che si chiama Yemoja. È una palette bellissima, vi ho fatto un paio di look, trovate tutorial sparsi qui su YouTube, su Facebook, su Instagram, insomma su tutti i miei social. Ricordatevi di seguirmi anche su Instagram e sulla mia pagina Facebook perché pubblico un sacco di contenuti che non vedete qui su YouTube. La palette è questa, è stupenda, i colori sono fantastici e sono pigmentati, che a dire poco, si sfumano benissimo, i brillanti sono super mega pigmentati e insomma mi è piaciuta davvero tantissimo, durano benissimo sugli occhi. Secondo me se cercate una buona palette, cioè dei buoni ombretti, dovreste dare un'occhiata a questa di OPV Beauty. Sono curiosissima di provare anche altre palette di questo brand. Per il video di oggi è tutto, ricordatevi di scrivermi con un commentino qui sotto qual è il prodotto che vi ho fatto vedere che vi ispira di più e quali sono i prodotti che avete scoperto nel mese di luglio. Io vi auguro una bellissima estate. Vi ringrazio per avermi guardato e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!